Si è detto positivamente sorpreso il garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Giuliano dopo la sua visita al carcere minorile di Potenza. Parole di elogio sono state infatti rivolte agli ospiti dell'Istituto per il grado di maturità raggiunto. Si è complimentato con i ragazzi per la loro educazione ad una forma di credo religioso e con tutto il personale così professionalmente ed umanamente qualificato, ha detto Giuliano. Non è mancato poi il riferimento al quadro nazionale per l'assenza di un ordinamento penitenziario minorile. Urgente ha precisato tener conto dei bisogni dei ragazzi come ad esempio più colloqui mensili con i familiari. Ha auspicata al riguardo una precisa attenzione da parte del legislatore per colmare il vuoto esistente al momento a danno della capacità di recupero dei minori. Una visita ha tenuto a sottolineare il garante da considerare non solo utile quanto ricca di insegnamenti, soprattutto per chi si occupa dei problemi dei giovani. E dai giovani, afferma Giuliano, in molti casi c'è anche da apprendere.